Caro Lorenzo, inizi a tremare lì dallo studio perché per conoscerti meglio ho contattato una persona a te molto cara che potrà raccontarmi i tuoi pregi ed i difetti. Tua moglie Roberta. Un pregio è che cucina bene, un difetto che non mangia più da quando ha fatto Ballando per tenere la linea e a stecchetto. Come ti ha chiesto in sposa? Saggino. Via SMS. Perché eravamo in un'altra città. Cosa ti ha colpito però di lui? Al di là dell'aspetto fisico mi ha colpito la sua semplicità. Ti è mai capitato di essere gelosa? Sai che Lorenzo è un bellissimo uomo amato soprattutto dalle donne. Sì, io sono gelosa, non sono paradossalmente gelosa delle donne belle, sono gelosa delle donne che fanno le furbe. Ecco, ma lui ti ha mai dato modo? È capitato. Non, devo dire, nell'ambiente di lavoro, con le sue colleghe, però fuori è capitato. Quando lo vedevi ballare in pista su Rai 1 il sabato, che cosa pensavi? È migliorato moltissimo, si è allenato molto con Natalia. Non ha molto senso il ritmo ancora, secondo me, però almeno è dimagrito. Abbiamo capito che Lorenzo non sa ballare, ma un pregio ce l'ha? È un ottimo cuoco e un pessimo mangiatore. Qual è il piatto che cucina meglio? Cucina meglio i piatti di pesce, di carne, poi cucina molto bene il bollito. C'è qualcosa che vorresti dirgli? Io adesso ti sto guardando dallo studio. Guarda, gli vorrei dire, se decide di cambiare lavoro dovrebbe fare politica, secondo me. Glielo sto dicendo già da un po' e spero che un domani mi ascolti.